È cominciata che io vivevo in una famiglia numerosa, eravamo 14, 15 con un garzone che tenevamo per le vesti. E allora ero nel dubbio, non mi sarei presentato perché capivo che tanto la guerra stava volgendo verso la fine. E gli americani già erano alle porte dell'Europa. Però c'era un dubbio tremendo che mi affliggeva, perché a Bracano aveva fatto delle stragi e poi i fascisti di Matelica ci conosceva tutti, volendo ci andare in mezzo alle famiglie, come era scritto nel manifesto. Questo manifesto spiegava che chi se non si presentava spontaneamente dalla classe 1914 al 1927 c'era rappresaglia su delle famiglie. E io a questo pensiero tremavo proprio per la famiglia, c'avevo i fratelli più piccoli, mia nonna, zii, cugini. Ci ho pensato un po' e poi mi sono presentato. Ci hanno sceso giù a Innsbruck. A Innsbruck, pure trattati ancora decentemente, ci ha dato da mangiare, regolare. Siamo stati qualche giorno a Innsbruck e poi ci ha portato a Monaco. A Monaco ci ha condotto dalla stazione, ci ha portato lì in un campo dove c'era un campo di russi. Russi che aveva 2 o 3 anni che erano prigionieri. Gli si vedeva poco più che un naso, tutti strappati, con le facce tutte chiuse. Ci guardava così annoiati, ci guardava questi signori tedeschi e francesi, ci ha detto: guarda che voi altri o accettate le condizioni che vi fanno gli altri, vi diamo una divisa, oppure ecco la fine che potete fare è questa. Da lì ci mette dentro sempre questi carri bestiame e via. Abbiamo attraversato tutta la Germania, siamo arrivati vicino Cala, dove c'era il cantiere destinato per noi, dove si facevano le nuove armi contro gli americani, contro i russi, che doveva portarci alla vittoria. L'ultima arma, la battaglia che sarà la vittoria. La réclame si sprecava. La mattina partiamo, ci faceva alzare verso le 3, 3 e mezza. Ci faceva fare la polizia, insomma, lavarsi la faccia, gli occhi. C'era un rubinetto o due, eravamo più di 100, 108, 110, quella squadra lì eravamo. E poi si partiva a piedi, si prendeva la stazione del Niedergross e si andava fino a Cala. In questa pianura dove sorge c'è il posto per 15-20 mila persone, perché lì sviluppava, doveva fare la nuova arma. Se non c'avevi questo tesserino, questa era la Ausweis personale con la fotografia, e non passai da nessuna parte se non c'avevi in mano questo. Lavoravo con la Straßenbau, un'azienda che faceva roba di sterrazzamenti, strade, eccetera. Quando abbiamo fatto questa pista di lancio, c'è stato il collaudo. E alla inaugurazione doveva venire Göring, quando è venuto Göring lì, noi a guardare lì un po' lontano, come gli schiavetti, gli servi. Göring ha fatto un discorso che me l'ha spiegato un altro, che ha ripetuto le stesse parole, che ricondurremo con le nuove armi, ricondurremo i russi al di là degli Urali, gli americani al di là dell'Atlantico, e chi collaborerà con l'alleato tedesco sarà ricondotto con la dovuta ricompensa, le proprie case con la dovuta ricompensa. E chi ci crede, noi altri, tra di noi altri stranieri, ci guardiamo uno con l'altro piagnendo, vedendo che quello era morto, quell'altro non c'era più, quell'altro stava in infermeria. Non sappiamo nemmeno dove l'aveva portato dopo morto, ci mettiamo in un lavatoio quando era morto. Mi arrangiavo, io mi arrangiavo. Sai perché? Siccome potevo uscire dal campo, che era campi in costruzione, dove vedevo quelle mucche di patate lunghe magari 10 metri, 15 metri, così alte, io mi mettevo lungo dietro a una di quelle mucche, facevo finta di andare al gabinetto e trovavo sempre
qualche carota, qualche patata, qualche rapa, mettevo giù che cosa, portavo qualcosa per me, qualcuno che mi stava vicino. La pancia la invio sempre. E gli altri poracci, meglio non parlarne, guarda. Quando mi ricordo mi viene da via. Loro diceva, caputo e cale, quando è ridotto male, quando è ridotto male, sei finito, perché loro non gli servì più. Su fil armai, diceva loro, su fil armai, su fil man. Su Filman diceva che c'aveva troppe persone, dalla Francia ritirava le persone, dal Belgio già ce l'aveva da prima, dall'Italia le persone, dall'Ucraina, polacchi. Su Filman, Fil Caput e Gal, diceva, se abbiamo morire tanti, era meglio. Io quando sentivo queste parole pensavo che prima che fate morire a me, mi sa che morite voi. Bella sera, ci mette in colonna, pensa cantieri, eccetera, comando, non comando, eravamo quanti? 15.000, ma noi saremmo stati 8.000 lì quando ci ha messo in colonna. A strada piena, quando ci entrava, intorno c'era qualche cane e ci stava un po' di guardia. Ci voleva portare verso la Cecoslovacchia, perché ha detto che se rimaniamo a Cala, ma me l'ha detto l'interprete, lì tutte quelle persone facciamo un disastro a Cala, dice questo arriva fino a Weimar. Se li libera gli americani, li lasciamo liberi, questi ci devastano le case, si assassinano i tedeschi. Allora a me l'interprete, a me pure a qualche altro, l'interprete, un certo Palumbo napoletano che parlava bene tedesco, mi ha detto, guarda che a me mi hanno suggerito questo, che le persone un pochetto più sane, più in vista, o devono essere fucilate o avvelenate. E allora vedete un po' voi altri, se vi fidete, appiate da mangiare gli ultimi tempi. Su una curva, dopo notte, la sera, ci siamo ficcati in sette dentro una pineta, lì in mezzo, è passata la colonna, passati sti cani, hanno altri chiotti, un po' lontano, qualche centinaio di metri, non ci ha beccato il cane. Siamo rimasti in mezzo a sta pineta. Dopo un paio di giorni è cominciato a arrivare l'americano che mi traiava a tutto andare, per tutto, perché lui prima di avanzare con i carri armati, prima passava con le mitragliatrici, mi traiava. Alla fine gli altri siamo scappati fuori, ci hanno istruito che bisognava mettersi una fascia bianca sul braccio oppure a mano in alto così, perché sennò loro, gli americani, mica sapevano chi eri, perché lì ti faceva fuori subito. Noi eravamo in sette, ci volevamo bene. Se c'era questo di pane, ne facevamo sette fette. Oltrini, pecchioni, palamara, eccetera. Ha preso il sindaco lì, sempre sui confini della Germania, vicino alla Cecoslovacchia. Gli ha detto l'americano, questi ragazzi bisogna che li fate lavare, pulire, e poi ci ha dato parecchia roba anche loro, per vestirci, scatolame, cioè migliorato. Uno, due per famiglia, gli ha detto al sindaco, ce lo doveva collocare, e ci ha messo lì. È seguitata la guerra. La guerra mica non è finita subito. A me mi è combinato una famiglia, che c'aveva marito e moglie, un polacco, marito e moglie, che questi polacchi gliele ha dati il re, che la Germania, in sostituzione dei due figli, che c'erano due figli militari. Alla fine gli disse, guarda che io è facile che faccio come sta facendo quell'altro, andiamo in un centro di raccolta, perché qui sennò ci va a lungo 3-4 mesi, i francesi vogliono rientrare, i russi vogliono rientrare, i polacchi vogliono rientrare, tutti gli stranieri vogliono entrare, le strade tutte rotte, le mezze più di quelli non ce n'è. So che questo vecchio, che c'era 50 anni, si è messo quasi a piangere. Dice, mamma moglie, gli pare di aver visto un figlio che è disperso, e l'ho capito. Poi pure Annalina si chiama la figlia, pure Annalina è innamorata di te, lo so, io sono innamorato per tornare a casa mia, dai genitori, dai fratelli. Questo
Giulia crede che io via. Mi disse quando sono di lui, ma tu se ti trovi male, torna, fa finta che è casa tua qui. Fa finta che è casa tua. Se ti trovi bene, auguri, se no fa finta che è casa. Che succede? Siamo andati in un centro di raccolta. C'era di quelli che aveva già un mese e più che stava lì. E non trovava la strada per poter tornare in Italia. Allora una risetta che mi ho detto. Ho studiato un po', mi ho mandato un po', poi dice ci sta qualche stazione che va verso il Brennero, dalla stazione qualche treno ci sta. Siamo montati tutti e sette sopra questi vagoni di carbone e siamo tornati a casa. Però la parte più dolorosa per me è quando sono arrivato a Matelica, a Albacina. Ho visto un amico della famiglia, era tanto freddo, gli pareva che si vergognava di rivedermi, come è possibile. Allora io ho detto, che ne è della famiglia? Mi fa, dice, tuo zio l'ho visto ieri, ma tuo padre un po' di giorni che non lo vedo più. Mi ha fatto capire subito che mio padre non c'era più. Mio padre che mi ha salutato a Sforza Costa. A Sforza Costa. Quei giorni che mi hanno detto che è morto e ho acquistato una forza come se qualcuno mi avesse preso per mano e detto non avere più paura. Più paura di nessuno, che non desidererà più mai niente. Però me lo ricordo come fosse oggi. Sì. Stavo sul lavoro, ancora sotto dei tedeschi per modo di dire, perché erano diventati come pecore anche loro, peggio da noi, poveri tedeschi. Ha subito anche loro, quei periodi brutti, la gente per bene, c'era anche là, come dappertutto. E l'ho ammirata sempre, io la gente per bene, sia da ragazzo come l'hanno imparato la famiglia, sia dopo, sempre. E se ho potuto, nelle mie possibilità, ho fatto qualcosa di nascosto. Quando sono tornato qui a Matelica, c'era persone che si lamentava, era pieno di tutto, non aveva visto niente, la guerra, qui questo non c'è, quell'altro c'è da tessera, quell'altro. Quando tu vedi quelli come te che l'hanno mucchiato lì, nell'angolo dei lavatoi, perché poi passa un garettone e li porta via. La persona non può capirla. Tu sei insegnante, sei una persona intelligentissima, più brava di me, ma non puoi capire quello che si passava, quello che si era fra noi. La guerra bisognerebbe farla a tutti quelli che la vogliono. Metteci a loro in guerra. Fra di loro basta, quelli che la vogliono.